All right, guys, we are back for a new day of gameplays. So, oh, we have the new Acme too. Well, I'm gonna start with safe crates, as always. This will be very, very long. So I'm gonna start with my fantastic Dark Divine team. And we just need to be lucky. Oh, damn it. Nice. There we go. We actually get lucky. Okay. Oh, nice. This is going pretty fast. Okay. Well. Was even too lucky, actually. Rip. Nope. 1 million. Nope. Thank you.
my luck is over. Rischiare. Let's go. All right. Let's go on the last one. Proviamo l'ultimo. Give up. Gadget campaign. Let's invest on gadgets. Last one. Okay. And this is done. Let's go on tower. Thank you.
go on. Nice. Last one. And we are gonna start also this, but in the middle time we are gonna start one arena. God. Okay, let's move on another thing to do. Now we are gonna move back to the arena. I don't see a very difficult thing to do. We are gonna bring Dawn Knight. Stun is pointless, so we are not gonna stun. Wow. Oh god. For real. I got defeated by a Sylvester Jr. Hello King and hello Austin. Welcome back to the stream, guys. How are you? Yeah, always. Today I'm gonna show also some improvement, if I can do that. Okay, so we have done the arena. Now let's do just for attacks in war, if we can, of course, because probably we can't.
because yesterday I have done already 10 attack, and I'm gonna upload that on my YouTube. Yeah, let's bring this team. All right. Maybe we can do four attack, or maybe not. But three are done. One is done. Left. We have three. Actually, I don't know if it will work. We are gonna try. Now I have just two attack left. Not sure what I can do. Let's see team that remains. Actually, almost nothing is left. Well, I'm just gonna try. Will never work, but let's try. Oh, your victory team is done, nice. Well, that was a really strange matchup. Probably would have worked if my other team were okay. So I just ran it out of team, so it's pointless to continue the war. And so now we are gonna claim our chance of no ticket. Okay, so what we can do now, arena still not over, so we can go here into this, and we have saved the tunes and the knight.
we cannot do the night. I still do not have the tunes to do that probably, but I can go on the night. And I'm gonna bring, well, this is a strange recommendation. My team will be him, then we will have where is Lunars? Lunar and the last one will be of course on the nice list and is Chungus. I don't know why he's not recommended. Yeah, it's broken. I have a full playlist on my YouTube channel about Divine. You should really check it and see how many objectives I have achieved with that team. Probably will work even in those case. I don't know actually, but I usually bring this team to do this. And today I wanna see if I'm able to do finally without my hands in just auto. Divine team. If you want to put me in a choice between Divine and Anti-Hero, I will choose Divine. Let's go. They are doing it very slowly, actually. I don't know why Pharaon is not doing the final move. I need to do myself, probably. Oh, finally. Okay. And we have done this. Do not let while a coyote move a single turn. Actually, I don't know how to do that, unfortunately.
All right, we can start one other arena. And this is done too. All right. Now, what's left? We are gonna go into daily campaign, but we need to buy energy. Okay. Bring any tone. Of course, we're gonna go with Omega Chungus. Required one featured tune. Oh, I forgot. Can be the featured. So we're gonna go with full area damage. Alright. Oh, okay. I remember it that I don't want him to be fast, so I'm gonna take another slow. Because I wanna start with Omega. Watch him. Bonjour. Okay. Questo è fatto.
Per le frecce, gadget Acme devi riavviare. Guarda, no, in realtà dicevo che non so proprio come farle. Non so che team usare per farle. Mi piacerebbe farle, ma non so che team usare. Perché dovrei tenere Willy senza mai muoversi. E non so come farlo. Se hai dei suggerimenti. Adesso è cambiato, non devi bloccare ma caricare 5 volte. Ok. Meglio, grazie mille. Forse quello riesco a farlo. Quindi adesso andiamo subito a farlo. Capito, adesso riavviamo subito, meno male. Grazie mille per l'informazione. Ora, già che siamo qui, cerchiamo di finire con questa cosa qua. Wow, mi stanno mettendo veramente in difficoltà. Scusate un attimo, ragazzi. E niente, sono gli imprevisti del mestiere, arrivo subito, c'ho una consegna a casa.
Forse sono tornato. Rieccoci. Ma non so se riesco a fare sta campagna. Mi sembra sinceramente più difficile di ieri. È rimasto. Questa cosa sinceramente. Ok, niente, tanto non ho abbastanza energia per fare 300.000 tentativi. Faccio solo le ultime cose che posso fare. E abbiamo detto che dobbiamo riavviare il gioco, che la missione cambia nell'acqua.
Ok. Per quanto riguarda queste qui, mi comprerò semplicemente la Secret Stuff. E questi. Max rank. Pochi pezzi e secondo me non ne vale la pena. Ok, quindi ho praticamente fatto tutto in pochissimi minuti, considerando che pure ne sono mancato per 5. Dobbiamo power appare il coyote. Questo è il mio team di punta per fare queste cose. Guarda, l'altra volta sono riuscito a farlo con 5 aumenti. Se non è cambiato qualcosa, addirittura i miei tun adesso sono un po' più forti. Quindi dovrebbe funzionare. Dovrebbe. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Questo. Hai visto? L'ha quasi one-shottato. Porca miseria. Ci sono rimasto anch'io, non mi aspettavo tutto quel danno. Il farone sta salendo, diciamo. Lo porterò a tune up 48 questa settimana. E poi dovrebbe essere veramente bestiale. Andiamo a vedere la situa, appunto, su quello che mi sto prefissando di fare, è l'aumento di questo faraone a 48, appunto, e stiamo ancora in alto mare, diciamo. Mettiamo da parte un po' di atomi. Se tutto va bene, dovrei riuscire in settimana. Più o meno facendone appunto una ventina di
materiali al giorno, direi che verso il fine settimana ci siamo con il TuneUp 48 del Faraone. E questi sono i gadget, niente di super speciale. È lui che è sempre: che gadget c'hai tu sul Faraone? Io ho questi qua, i pom pom con attacco, mi sembrano i migliori. Anche perché poi le cure sono in base all'attacco che il Faraone ha, quindi qui dice: if this tune is a support, also heal your allies for praticamente la metà delle sue statistiche d'attacco. Quindi più attacco c'ha, più cura. No, assolutamente. Le pillole credo di non averle messe da nessuna parte, non mi piacciono proprio. Però appunto ci sta, se non le avevi fatte vecchie vendile e metti, io consiglio il questo qui su di lui, mi sembra proprio il più adatto, quello lì con attacco. E poi vediamo che cosa possiamo fare. Capisco. Allora, vediamo se è capitato qualche gadget buono, perché dobbiamo fare un bel riciclo. E andiamo a prendere tutti i comuni e li buttiamo. È strano che non lo usi mai, eppure è sempre in meta, sempre all'avanguardia come tune. A me piace un sacco. Poi i mastermind in questa stagione torneranno di moda, quindi ti consiglio di sistemartelo un pochettino il Faraone, perché sicuramente ti sarà molto molto utile in questa season. Quindi adesso andiamo a dare un'occhiata ai gadget che abbiamo. A disposizione. Allora, di lancio purtroppo non me ne sta capitando più nessuna con l'attacco, mannaggia. C'è solo questa di nuova e ce la prepariamo. Ce la mettiamo da parte. Sì, devi avere proprio culo per trovarla. Sta settimana solo una, che sfiga. Questa carotina mi gusta e la devo preparare. La devo preparare per la mia nonnina. Le sto mettendo alla nonna queste carotine. Andiamo in spazio. E dov'è la nonnina? Eccola qui. Ah, sta difendendo. Ok, niente. Qui non ho con attacco. Qui non mi sono usciti quelli con HP. E questi ho detto che li avrei dati a Lola.
però ancora è presto, va bene. Non ho purtroppo miglioramenti da fare. Il succo di carota lo darò a lei. È una variante del pompon che sta bene quando appunto tu devi concentrarti sul guarire un singolo toon. Allora, nel caso del team Villains, quello che deve necessariamente sempre essere curato è la nonna, perché morta la nonna il team muore completamente. Invece finché la nonna è in vita, gli altri bene o male magari a volte resuscitano, a volte no, quindi lo darò a lei. Per il momento lei me la sto tenendo con il taunt, perché è molto utile, in quanto effettivamente poi si prendono un sacco di danni nel tempo. E niente, ripeto, io metterò un set a lei di succo di carota. Mi sembra che funzioni bene con lei. Al massimo potrebbe funzionare pure sul faraone, però sul faraone forse preferisco il pompon, che è un po' più difensivo. Sul faraone, ripeto, potrebbe andare bene, però appunto qual è la differenza? Che è il pompon, e il pompon ti dà nella passiva ti dà difesa. Quando questo toon fa danno guadagna difesa, e secondo me conviene lasciargli più difesa rispetto al succo che gli dà attacco. E c'è questa variante tra i due: uno dà difesa e l'altro attacco. Io su di lui preferirei difendermelo, casomai succede niente. Quindi ogni volta che faccio danno mi aumenta di 10% in più, però la variante è poca, diciamo. Però anziché guarire tutto il team, ti concentreresti a guarire di più un toon. Preferisco il pompon su di lui, mi sono sempre trovato bene. Il succo invece devi darlo proprio nel caso in cui devi guarire specialmente un singolo toon che sta sempre a rischio, diciamo, perché il succo curerebbe poi quello più danneggiato. Ovviamente se c'hai le pillole, le togli e metti il succo, già aumenti di tantissimo la differenza. È solo che però io al farone darei il pompon con attacco. È semplicemente una mia scelta. La differenza è minima, va benissimo uguale. Farà più danni ovviamente, ma sarà leggermente più scoperto in caso di un attacco più devastante. Sì, sicuramente stai meglio di come stavi prima, al 100%. E niente, mi sa che stacco, non posso fare veramente nient'altro. E volevo potenziare qualcosa, ma non ho veramente un cavolo. Non ho più risorse per oggi. Il mio obiettivo adesso è alzare lui, per esempio. No, non ho niente. Va bene, dai. Sì, ho fatto tutto, e oltretutto non potrei trattenermi oltre, perché a breve c'ho una lezione di matematica da fare. E niente, in caso ci si ribecca stasera sul tardi. Adesso mi tocca lezione di karate. Poi ceno, mangio qualcosina, mi rinfresco e forse stasera mi tiro via due partitine sul League. Buon proseguimento anche a te, Watch, grazie per la compagnia.
e ciao a tutti gli altri.